Un saluto ai telespettatori di Antenna Sud e a quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali Lo Ionio e l'Adriatico. Settimanali che nell'ultimo numero hanno dedicato la copertina a Medita 2022, un evento eccezionale per l'estate di Puglia, un evento targato Ico Magna Grigia. E noi abbiamo il piacere di ospitare il direttore artistico di una delle più importanti istituzioni concertistiche in Italia, cioè l'ICO Magna Grecia, Piero Romano. Ben trovato, direttore. Bentrovati a tutti e grazie dell'ospitalità. Ecco, Medita 2022 ha calato un poker di eccezione. Riccardo Cocciante, Achille Lauro, Alica, Meyen e l'orchestra Mancina. Beh, sì, diciamo che il Medita si conferma sempre come in realtà un tris, perché quest'anno è stata una vera sorpresa meravigliosa quella di poter arrivare a 4 serate, e quindi è stata una coincidenza quella di poter avere l'inaugurazione di Riccardo Cocciante il giovedì, Achille Lauro il venerdì e Malika Ayane la domenica, per poi inserire questo evento a sorpresa. È stato un evento pensato, ragionato naturalmente con l'amministrazione comunale, affinché il sabato sera potesse essere aperto a tutta la città in forma gratuita con l'orchestra Mancina. Quindi l'apertura affidata a un grandissimo della canzone italiana. Io poi sono sempre sorpreso della meraviglia di questi cantanti che con le loro melodie hanno reso l'Italia famosa in tutto il mondo, perché assolutamente brani come Margherita, Bella senza anima, Un cielo a primavera sono brani che naturalmente hanno travalicato qualsiasi confine. E per poi non parlare del musical più ascoltato al mondo di questo secolo, Notre Dame de Paris. Ecco, chi è il maestro Piero Romano? Ce lo illustra in questa scheda il collega Leo Spalluto. Piero Romano, artista e organizzatore molto attivo, sin dalla sua giovinezza si è distinto vincendo concorsi nazionali e internazionali. Ha suonato come pianista e direttore d'orchestra in varie città italiane: Roma, Bologna, Firenze, Milano, Torino, Modena, Cagliari e all'estero in Nord America, Sud America, Cina, Spagna, Belgio, Francia, Svizzera, Cina, Romania, Turchia, Serbia e Montenegro. Ha collaborato con molte orchestre internazionali, con solisti di prestigio, Ilya Grubert, Pierre Amoyal, Gregory Porter, Sergei Krylov, Aldo Ciccolini, Stefano Bollani, Roberto Cappello, Luis Bacalov, Katia Ricciarelli, Serena Autieri, Noah, Luigi Piovano, Ray Chen, Tony Hadley. Ha registrato musiche di Gervasio, Poulenc, Rota, Lord Berner, Walton, Frank, Mozart, Bacalov e Shostakovich. È professore ordinario di pratica e lettura del pianoforte e di legislazione, diritto e organizzazione di spettacoli dal vivo presso il Conservatorio di Musica Duni di Matera. Ha ricoperto la carica di direttore artistico di stagioni liriche del Comune di Taranto ed è consulente musicale per numerose associazioni e festival italiani. Dal 2014 al 2017 è stato direttore del Conservatorio di Musica Duni a Matera. Dal 1992 è direttore artistico dell'Orchestra ICO della Magna Grecia. Il 2 giugno 2018 gli è stato conferito il titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Ideatore e promotore delle stagioni concertistiche dell'Orchestra Magna Grecia, della Medita, dell'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, città di Taranto. Fra i suoi recenti impegni, la direzione dell'Orchestra della Magna Grecia nel tour estivo 2022 di Achille Lauro, con 18 concerti in tutta Italia. L'ICO Magna Grecia ha legato il suo nome in maniera indissolubile con un grande, Luis Bacalov. Stai toccando una corda estremamente sensibile, di grande intensità. Quel legame di 12 anni con il premio Oscar Luis Bacalov. Iniziato il rapporto quasi per caso, con una scommessa lanciata da noi, ma anche dallo stesso Bacalov, che accettò l'incarico di direzione musicale, dicendo: "Ma io non nasco direttore". E lui si convinse quando dissi, perché lo avevo visto dirigere tra l'altro, dissi: "Ma l'intensità musicale che c'è
in lei è tale che riesce a plasmare l'orchestra anche, diciamo, negli aspetti più tecnici. E così fu, perché questa storia d'amore nata appunto con l'orchestra della Magna Grecia per lui diventò un legame con la città di Taranto, col nostro mare, con la nostra orchestra, tale che poi addirittura cercò casa a Taranto, perché voleva trasferirsi anche. Già cercò la città vecchia, ma all'epoca probabilmente i tempi non erano ancora maturi per poter sviluppare invece quello che sta accadendo proprio in questi anni e in questi mesi. Ecco, abbiamo detto del Medita 2022, con grandi nomi, Cocciante, Achille Lauro, Malika Yen, l'Orchestra Mancina. Ecco, ma in tutti questi anni l'Orchestra Lico Magna Grecia ha, come dire, registrato importanti appuntamenti. Ecco, maestro, ci può ricordare alcuni nomi in particolare che restano nella vostra memoria? Ma quest'anno in particolare ci sono i 30 anni della fondazione dell'Orchestra della Magna Grecia, e cadranno nel 2023 anche i 20 anni del riconoscimento ICO. Con il riconoscimento ICO l'Orchestra della Magna Grecia ha dato alla propria città, ma anche a se stessa, un'opportunità, quella di entrare nella rosa delle 12 città italiane dotate di un'orchestra professionale sinfonica che ha l'obiettivo di occupare in cultura e naturalmente produrre identità musicale e culturale in genere. E l'ICO Magna Grecia in 30 anni ha incontrato, affiancato maestri straordinari. Pensate che siamo stati con la Milva, che diventò madrina, siamo stati a fare tournée in Giappone, Austria, Svizzera, Germania. Pensate al grande incontro che abbiamo avuto con Stefano Bollani lo abbiamo affiancato nella sua crescita, proprio da quando era giovane, da quando era una promessa, che salì sul palcoscenico del Teatro Orfeo insieme ad Enrico Pierannunzi e Stefano Battaglia in un concerto che io ricorderò per sempre, per tre pianoforti sul palcoscenico. Lui era il più giovane, il più sconosciuto, e poi affiancandolo per una serie di esecuzioni, Rapsodia in blu di Gershwin, il concertone con Paolo Silvestri, l'affiancamento con Irene Grandi, insomma abbiamo avuto veramente opportunità straordinarie, e grandissimi artisti che sono saliti sul palcoscenico sempre dell'orchestra, come Christian Zimmermann, Vladimir Askenazi, abbiamo avuto Gidon Kremer, veramente mostri sacri della musica classica, della musica lirica e della musica naturalmente folk, pop, rock e jazz. L'orchestra ha raccontato 30 anni di storia, e noi quest'anno, grazie a questa storia, naturalmente festeggeremo e faremo una grande kermesse, tra l'altro anche di grandi ritorni. Pensate al ritorno di Noah, di Serena Autieri, di Tony Hadley, che saranno naturalmente affiancati sempre dall'Orchestra della Magna Grecia in un rinverdirsi delle emozioni. Ecco, i giovani e la musica, diceva Mercadante, chiama la musica uomo a metà. Chi le segue è uomo completamente. Ecco, il rapporto con il mondo della scuola, ecco, come formare e come incentivare i giovani alla musica. Ma io credo che sia importante accompagnare i giovani nel coronamento di un'emozione. Il giovane deve provare emozione. Se noi riusciamo a cogliere questa corda di sensibilità, abbiamo vinto come adulti, abbiamo vinto come educatori, abbiamo vinto come genitori. Se riusciamo a emozionare per un solo momento un giovane, lo abbiamo conquistato. Conquistato in che cosa? Conquistato nella società, conquistato nella squadra virtuosa di una visione naturalmente positiva e costruttiva del nostro territorio, ma della nostra società, diciamo, come uomini e donne. E pertanto ecco perché negli ultimi anni si sono intensificate le attività, mai devo dire dimenticate durante il corso dei 30 anni, ma si sono intensificate le attività dedicate ai giovani e per i giovani, e quella che abbiamo creato con il Comune di Taranto, che è l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia Città di Taranto, è sicuramente una delle cose più belle che si sia potuta realizzare
realizzare, pensate che realizzare con loro delle produzioni impegnativissime come il Requiem di Mozart, come il Falstaff di Verdi, come la Cavalleria Rusticana di Mascagni, sono cose che naturalmente portano il ragazzo a confrontarsi con pagine estremamente importanti che danno un'emozione intensa e che lo formano e lo forgiano ad affrontare queste opere che sono opere letterarie, opere teatrali, opere musicali complete e che naturalmente hanno un messaggio straordinario da comunicare. Allora i giovani chi sono? Sono la nostra fortuna e naturalmente lo siamo stati noi, lo saranno adulti i giovani di oggi, ma noi dobbiamo preparare naturalmente a diventare meglio di noi i nostri giovani attuali. Ecco, l'Icomania Grecia insiste in particolare in un territorio che è molto caro ad Antenna Sud, Puglia, Basilicata, Taranto e Matera sono i vostri punti di riferimento, e con uno sguardo ai conservatori di Puglia e della Basilicata. I conservatori sono delle fucine straordinarie di talenti, sono dei punti di riferimento importanti per i musicisti, dei trampolini di lancio che dialogano e ovviamente noi come istituzione di produzione andiamo a completare questa filiera. Si formano i giovani nei conservatori e poi hanno opportunità di lavorare ma anche di crescere professionalmente attraverso istituzioni come quelle della Magna Grecia. I conservatori in particolar modo di Puglia e Basilicata, che sono tanti, pensate che ce ne sono due in Basilicata e ce ne sono sette se non sbaglio in Puglia. Che significa? Che ci sono tante opportunità per crescere in musica, tra l'altro negli ultimi anni si sono arricchite di tante discipline che sono dalla musica elettronica alla musica applicata, dal management musicale a tante altre situazioni, canto jazz, canto pop, batteria jazz, batteria pop, insomma tanti altri strumentazioni che strumenti e discipline che naturalmente vogliono formare il musicista del domani, ma anche il professionista nella musica, nell'arte, in discipline anche teoriche o semplicemente tecniche. Allora il legame che noi dobbiamo creare è sempre più forte affinché la connessione tra istituto di formazione e istituto di occupazione naturalmente vadano ad allinearsi per un professionista sempre più diciamo sul pezzo. Ecco, il direttore artistico Piero Romano cosa ricorda in particolare? Qual è stato l'evento che più lo ha, come dire, toccato nell'animo in questi 30 anni di attività? Ma devo dire che l'evento che mi ha toccato è sicuramente molto recente, perché la ripresa dopo la chiusura impensata, impensabile del Covid ci ha permesso di fare poi il 16 di giugno del 2020 l'evento appunto alla Rotonda del Lungomare, il primo evento che in Italia si realizzava insieme ad altri primi eventi dopo il lockdown del Covid. Quel concerto è stato per noi importante perché avevamo un obiettivo, intanto di non lasciare a casa nessuno, quindi naturalmente di portare tutti di nuovo in orchestra. Eravamo più di 70 e ricordate che all'epoca con le restrizioni mettere dei musicisti vicini era impossibile, quindi facemmo diventare le restrizioni e le prescrizioni un punto di forza, allontanando tutti i musicisti e mettendoli in singole pedane opportunamente illuminate, e riempimmo la rotonda con questi nostri 70 musicisti. Quindi fu l'evento con più professori d'orchestra in assoluto in Italia e lo facemmo da Taranto, e tra l'altro con una dedica alla musica lirica, perché ci fu Gianluca Terranova, una dedica alla musica pop perché ci fu Rubino, e poi una dedica alla musica naturalmente che ha reso anche l'Italia attraverso la voce di Albano famosa anche in tanti posti e in tante nazioni. Quindi quello è l'evento che mi ha toccato di più, il segno della ripresa, ma soprattutto il fatto, il segno della straordinarietà di quello che facciamo ogni giorno, che non è poco cosa. Ecco, maestro, la musica è portatrice di pace, ma c'è una fase complicata che ancora stiamo vivendo, quella della guerra in Ucraina. Ecco, anche in questo voi avete recitato un ruolo, perché voi avete avuto rapporti importanti con l'est europeo.
Ma noi abbiamo rapporti continui con l'est europeo nell'ospitare direttori, solisti, ma soprattutto naturalmente anche abbiamo diciamo, rapporti con i Balcani, no? Che stanno vivendo, diciamo, sono più vicini a questo conflitto, ma soprattutto il discorso di aver ospitato l'orchestra ucraina recentemente, diciamo subito dopo l'inizio della guerra, che era rimasta bloccata in Italia, è stato per noi anche importante come segno di vicinanza, ma io credo che chi determina poi la partenza di un l'inizio di uno scoppio di una guerra così in realtà non frequenta poco le sale da concerto o le sale teatrali, perché se fosse veramente capace di apprezzare in armonia la musica, credo che difficilmente riuscirebbe a far diciamo ad alimentare un conflitto bellico. Ecco, noi ringraziamo i telespettatori di Antenna Sud, quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali Lo Ionio e l'Adriatico, e in particolare ringraziamo il maestro Piero Romano, direttore artistico dell'ICO Magna Grecia. Ecco, l'appello ai telespettatori di Puglia e Basilicata, e in particolare a quanti amano la musica. Ma devo dire, più che un appello, un augurio, nel senso che io auguro a tutti voi di provare quelle emozioni meravigliose che si vivono insieme dal vivo in un teatro.